Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Io sono Ali e io sono Ali e siete su Ali Ali Channel con un versus dedicato a esami di terza media versus esame di maturità. Sì, possono sembrare delle cose abbastanza simili, ma in realtà sono molto diverse. Sì, diciamo che concludono entrambi un percorso, quel percorso delle scuole medie e il percorso delle superiori barra liceo. Però aprono a due periodi della vita molto diversi, quindi abbiamo deciso di portare le differenze e le analogie in questo video versus. Anche perché tra l'altro era un sacco che non lo facevamo e a noi diverte troppo veramente, perché ci mettiamo proprio nei panni dei singoli studenti. Ma noi vi ricordiamo di seguirci anche su Instagram e TikTok aliauri.channel per non perdervi l'avventura, perché la Ali è una studente davvero, quindi lei proprio vivrà questi momenti. Yes, ma direi di lasciarvi subito con il video. Bene ragazzi, bentornati dalle vacanze. Spero ve le siate godute, perché saranno le ultime che avrete di quest'anno. Sì, perché finalmente siamo arrivati in quinta superiore. E chiunque dica che l'esame di maturità non serve a niente, Quella è la porta. Siamo già in ritardo col programma, perché io devo arrivare a spiegare fino all'ultimo giorno di scuola e sappiate che tutto quello che spiegherò sarà oggetto d'esame. Quest'anno non ci saranno recuperi e anzi, chiunque avrà una singola materia giù con il 5.9 bocciato non sarà messo agli esami, perché questa è una scuola superiore seria. Quindi aprite tutti i quaderni, anzi ormai siete grandi, non ve lo devo neanche più dire, prendete appunti perché iniziamo subito. Allora ragazzi, bentornati dalle vacanze. Quest'anno avete l'esame, non siete più in prima media dove vabbè dovevate un po' ambientarvi, usciti dalle elementari, piccoli bambini, no? Non siete più in seconda media, che è un po' un anno così di transizione che non sappiamo ancora perché il Ministero dell'Istruzione l'abbia lasciato, ma siamo finalmente all'anno decisivo dove ci divertiremo. Cioè oggi, se non prendo appunti poi a giugno, io ve lo chiedo queste cose qui, ok? Ma state tranquilli ragazzi, perché comunque c'è l'esame in terza media, non è difficile. No, ma io come faccio quest'anno? Cioè, io non so come farò a ricordarmi una pagina di storia in più. Cioè, l'anno scorso ci mettevano a studiare 5, quest'anno 6. Quindi in totale avrò 100 pagine di tutte le materie. Cioè, non so come farò. Non so, vabbè, chiederò a qualcuno che mi dia ripetizioni, no? Io non ce la posso fare. E dopo so che è pure peggio. Cioè, l'esame di terza media fa schifo, non lo passerò mai. Forse non ho ancora realizzato, probabilmente non realizzerò fino al 15 maggio, quando inizieranno tutte le interrogazioni su tutto il programma di tutte le materie. E se mi sono lamentata fino all'anno scorso di quante cose dovessi fare per ogni singola interrogazione, ma poi in realtà potevo fare così con gli appunti e buttarli nel cestino, perché tanto poi quegli argomenti, ma chi ci riprendeva a mano? Nessuno. Bene, no, quest'anno no, tutte le cose di tutte le interrogazioni saranno poi da riprendere. Cioè, nel mio cervello già per una interrogazione non ci sta niente. Cioè, non so come farà a entrarci in programma di tutte le materie. Io con Postezza Serena nel dolore, ma in realtà uscirò pazza. No, io quest'anno mi sono spremuta le meningi per fare una tesina il più completa possibile. Ma a parte che è difficilissimo collegare tutte le materie, ma poi, cioè, ho scelto un argomento così centrale che nessuno fa mai, super originale, ovvero la seconda guerra mondiale. Cioè, nessuno lo fa mai, quindi io sarò l'unica della mia classe, ovviamente. Tu in che cosa la fai, compagna cara, seconda guerra mondiale? No, la dovevo fare io! In più, ovviamente, allora non ci chiederanno altre cose, perché se osano chiedermi parte del programma che non c'è in questa tesina, io dico scusi, mi alzo e dico non c'è nella tesina. Ali, ma tu cosa porti nella tesina della maturità? Ma mi stai prendendo per il tesina? No, forse non hai bene chiaro cosa sia un esame di maturità. La tesina non c'è, l'argomento centrale non c'è. Tu devi portare tutto il programma di tutte le materie e loro ti danno uno spunto. Qualsiasi cosa tu lo devi collegare a tutte le materie. Ma lì sul momento te lo puoi preparare a casa? No, sì, in effetti vivo sulle favole, me lo preparo a casa, me lo danno il giorno prima e mi dicono tieni, così almeno prendi un bel voto. No, devo farlo sul momento. No, ma comunque, cioè, io è giorni che non dormo, mesi, perché, cioè,
Sono in ansissima, ho paurissima, è il mio primo grande esame. Cioè, come farò? Come farò a non bloccarmi del tutto davanti ai professori? No, no, io non ce la faccio, non dormirò, cioè io non dormirò, io farò la notte in bianco. Dai, Auri, ma guarda che l'esame in terza media non è difficile. Non è difficile! Non è difficile! Beh, prima di iniziare a studiare facciamo una pausina che mi dia la carica. Ma non a breve hai la maturità, tipo? Sì, ma ormai non c'è più ansia, cioè c'è solo l'assegnazione. Notte prima degli esami. Cioè, io voglio solo uscire da qui, non mi interessa niente. Signorina, ecco il suo tema di italiano. Allora, traccia 1, scrivi un tuo pensiero. Traccia 2, caro diario. Ma sono difficilissimo, caro diario. Ma caro diario, no, difficilissimo, sono difficilissimo, io come faccio? No, comunque si scherza perché io ero super ansia al tema di terza media, comunque ho fatto il tema storico. Signorina, ecco la sua prova di greco. Avete un sacco di tempo, iniziate subito a tradurre. Ma scusi, lei il dizionario dove l'ha lasciato? A casa? Sì, a casa, perché tanto avercelo o non avercelo non cambiava la situazione. Aristotele! Ok, facciamo, mi viene da piangere. No, vabbè, cioè, miracolo, miracolo. Adesso che ho finito, ho tutto luglio, tutto agosto e metà settembre per godermi le vacanze estive. Non farò niente, non dovrò pensare a niente, tanto ormai mi sono già iscritta al liceo classico, non ho compiti, non ho niente da fare, da studiare, niente, niente. Andrò in piscina tutto il giorno. Festa grande! Finalmente ce l'ho fatta, mi sono maturata. Beh, insomma, siamo solo a metà luglio, solo. Devo dare 3 test per l'università, perché se non ne passo uno almeno il piano B, se non passo il piano B ho il piano C. Devo andare a lavorare, perché altrimenti chi me le paga le vacanze? E poi a settembre inizia l'università. Vabbè, insomma, fantastico, sono solamente esaurita, ma mi sa che adesso arriva il peggio. No, vabbè, mancheranno tantissimi miei compagni, cioè abbiamo fatto... Amica, per fortuna che andiamo nella stessa classe, nello stesso liceo. No, mi mancheranno tantissimo, adesso scrivo sul gruppo di classe. Ragazzi, sono stati 3 anni incredibili, mi mancherete tantissimo, cioè dovremo trovarci tutti i giorni per uscire insieme, perché tanto faremo il liceo tutti nella stessa città, quindi ci troveremo sempre. Adesso che abbiamo finito, posso finalmente abbandonare il gruppo della classe, cioè, tanto ormai hanno già tutti abbandonato, abbandono anche io, cioè, così almeno non dovrò vedere i messaggi rimpatriata, perché tanto, ma secondo te vengo a fare la rimpatriata, ma ci siamo visti per 5 anni e ora ciao, tanto andiamo tutti in città diverse, non ci rivedremo mai, e chi dice oh, non voglio l'ora di rivederti, sta dicendo una bugia. No, comunque sistemiamo l'agenda per quest'estate, anche se non devo fare niente, perché tanto il liceo l'ho scelto a febbraio, c'ho questo un paio di giorni, perché è stata una riflessione lunga e dolorosa, un paio di giorni, ho scelto tutto, l'iscrizione è avvenuta, hanno fatto tutti i miei genitori, io non ci ho neanche pensato. Basta, cioè, cosa mi devo scrivere? Cosa mi serve l'agenda? Ma niente! Allora, ma io esattamente a settembre che non ritorno nella mia stessa classe, che cosa devo fare? Dove devo andare? In quale ateneo devo iscrivermi? Che talk devo fare? Quando va fatto? Quando devo mandare la domanda? Dove lo leggo il bando? Mamma, vuoi aiutarmi tu? Comunque, volevamo ovviamente dire che tutto quello che diciamo, cioè, è uno scherzo. È molto portato, va preso, esatto, tantissimo, va preso in maniera ironica. Abbiamo un po' buttato a sorridere perché va fatto perché così. È un periodo abbastanza tosto della vita di ciascuno studente, quindi è meglio un po' buttarla a sorridere. Esatto. E piangere. Il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Magari anche voi state facendo la terza media o la quinta superiore e vi siete rivisti in queste 2 categorie di persone. Oppure le avete già passate e però riviste comunque. Oh, se non le avete passate, fidatevi che arriverà anche il vostro momento, quindi preparatevi. Noi vi diamo appuntamento giovedì con il prossimo video. E la salutiamo 10 persone a noi nel video precedente. Maria Elena, un bacione. Carlotta, un bacione anche a te.
Mariangela, un bacione. Giovanna, un bacione anche a te. Fatima, un bacione. Nora, un bacione anche a te. Deborah, un bacione. Asia, un bacione anche a te. Rosy, un bacione. E per ultima Tania, un bacione. Ci vediamo giovedì con il prossimo video. Ciao!